Non è sicuramente facile trattare questa variante. Ci provo, essendo anche stata stimolata da parecchi interventi molto interessanti che mi hanno preceduto. Devo dire che io ho già manifestato in altre occasioni, ho molta stima dell'assessorato Occolo, ma non perché mi sta simpatica così come persona ed è una bella persona al di là della sua preparazione tecnica, ma perché ha attivato uno strumento, secondo me, molto importante. Stiamo ascoltando, infatti, stiamo ascoltando. Mi dispiace che proprio nel momento in cui mi rivolgo a lei, sì, ma capisco, assessore, che quando il sindaco ovviamente. Dicevo, la stima che ho dell'assessorato Occolo è soprattutto perché ha attivato in questi 5 anni di amministrazione uno strumento in cui io credo ancora molto e ho creduto molto, anche in tempi cosiddetti non sospetti, quelli dell'urbanistica partecipata. L'ho già detto anche in occasione del bilancio di previsione, lo ribadisco perché assessora è effettivamente uno strumento che lei ha attivato in maniera coraggiosa. Coraggiosa perché è uno strumento non facile da applicare, è uno strumento che richiede preparazione, tempo e soprattutto tempo e anche coinvolgimento della macchina amministrativa in maniera molto, molto forte. Questo lo dico perché effettivamente molte varianti che noi siamo andati ad approvare anche nelle commissioni, siamo andati a vedere nelle commissioni, abbiamo approvato il consiglio comunale, sono tante varianti che hanno riguardato sia nella riqualificazione di strade, nella rivisitazione di strade o nella riqualificazione di centri abitati. Siamo andati, le abbiamo valutate, abbiamo espresso la nostra opinione, ma soprattutto è stata coinvolta la cittadinanza, comunque quelli che sono gli stakeholders, perché rispetto alla riqualificazione di una strada con la scuola vicina sono state coinvolte anche le famiglie dei bambini, eccetera, eccetera. Quindi questo che io ritengo che sia uno dei, diciamo, dei punti più innovativi che questa amministrazione ha attivato rispetto all'urbanistica in questi anni. E questo lo dico per, primo perché in questa season negli interventi precedenti nessuno ha dato, diciamo, risalto a questa parte che io ritengo che invece debba essere assolutamente rimarcata. Ritengo anche che rispetto anche a questa variante ci sia stata una grande attenzione rispetto al verde pubblico, non solo pubblico ma anche al verde privato. Tra l'altro rispetto al verde pubblico mi sembra che nel 2007 noi avevamo un primato come il comune rispetto agli altri comuni della regione, siamo stati nel 2007, non solo nel 2008, nel 2009, comunque il comune con più diciamo, rapporto verde pubblico cittadino, no? Quindi anche questo ci fa onore come città, che fa onore ovviamente all'amministrazione comunale per aver lavorato bene in questo ambito, però fa onore a tutti come città avere questi primati molto importanti. Io ritengo che anche attraverso questa variante ci sia, sia stato messo in evidenza anche un recupero dei luoghi che attraggono la socialità dei cittadini, come le strutture per la cultura. E questo non è sicuramente cosa da poco se pensiamo a cos'era la città prima di fare tutta questa serie di interventi rispetto anche alle strutture per la cultura. Non solo le strutture, ma l'utilizzo di tutta la città come per manifestazioni di Pordenone Legge, ad esempio il Festival del Cinema Muto, in cui c'è un'attenzione nel cercare di riqualificare anche strutture che durante l'anno sono utilizzate per altro, ma che in quei momenti possono essere utilizzate anche per le grandi manifestazioni culturali. È vero, c'è ancora parecchio da fare, per carità di Dio, però io ritengo, rispetto anche ai cittadini che hanno fischiato, no, il discorso delle code, eccetera, eccetera, che sia stato fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Ci sono dei correttivi da fare, ma non è che si può pensare a Pordenone, voglio dire,
i confini di Pordenone sono quelli, la disponibilità è stata allargata al massimo possibile, se c'è una possibilità, secondo me, marginale ancora di un 10% per poter trovare, diciamo, altri luoghi dove poter fare la cultura. Fare cultura e poter essere luoghi contenitori della cultura, soprattutto per i grandi eventi. Io penso che ci siano anche però nell'intervento della consigliera Pedicini delle valutazioni che io trovo anche condivisibili. E sono due in particolare. Un problema che io già comunque avevo così manifestato anche nella mia campagna elettorale di 5 anni fa è quello della fuga dei cittadini verso altri comuni. Io non penso, come diceva il collega Giannelli, che sia perché qui, diciamo, l'abitazione è un solo bagno e si va a cercare un'abitazione con due bagni, ma penso che sia perché non lo penso così perché me lo sono inventato, ma anche per dimostrazioni pratiche di persone che si conoscono, che si frequentano, che le abitazioni sono molto costose, soprattutto quelle di nuova costruzione, ovviamente. E questo, secondo me, è un problema che ancora c'è. Ritengo anche che effettivamente, se Pordenone è città capoluogo come punto di riferimento del territorio, ad esempio per la cultura, non lo è ancora magari in maniera ottimale al 100% per quello che è, come diceva il collega Pedicini, per l'offerta di servizi. Io però ritengo anche, e lo dico sempre manifestando un giudizio positivo, che questa amministrazione in un certo momento abbia lavorato molto sul cercare di trasformare il patrimonio edilizio piuttosto che espandere gli insediamenti. Ne sono pienamente convinta. Non è stato fatto da subito, ma con dei ragionamenti, insomma, ci vuole tempo anche per mettere in pratica questo tipo di interventi, l'amministrazione, c'è stato un momento in cui ha cominciato a farlo e ha cominciato a farlo anche bene. Io ritengo che l'idea di città del futuro, che è stata più volte citata in questa amministrazione comunale, penso che ce l'abbiamo tutti, non solo come amministratori ma anche come cittadini. Ritengo che l'amministrazione comunale, cioè che l'idea di città del futuro non sia solo quella di immaginare una città in cui i servizi siano al 100% ottimali, che appunto la cultura continua ad essere eccellente sia dal punto di vista dei contenitori, che gli asili nido soddisfino l'offerta al 100%, eccetera, eccetera, che ovviamente è l'immaginario proprio sì, un po' anche utopico, ma insomma quella che, se parliamo di immaginazione, insomma, può essere anche così, no? L'immagine che vogliamo avere, o comunque il punto di arrivo dove arrivare, non arrivare ma avvicinarsi a quell'obiettivo del 100%, ma penso che sia anche quello di ragionare degli interventi migliorativi che si fanno oggi a livello urbanistico in modo tale da lasciarli ai nostri figli e che possano ancora utilizzare e apprezzare in futuro, cioè che possano pensare che quegli interventi che oggi facciamo noi, i nostri figli, quando saranno adulti, possono pensare a un po' a distanza di 20 anni, ancora sono validi, ancora sono recepiti come attuali. E da questo punto di vista, di nuovo, comunque devo fare un applauso all'amministrazione, perché lei, soprattutto lei, diciamo, la sua squadra, avete sempre cercato di fare attenzione rispetto a questo, no? Non come avveniva 20 anni fa, in cui si pensava all'oggi, cioè questo lo faccio oggi, ma fra 20 anni già sarà, diciamo, superato. Chiaro che la città tra 20 anni e 30 anni supererà comunque delle migliorie rispetto a quelle che saranno le esigenze di quel tempo, ma cercare comunque di non fare come, insomma, nel passato, dove poi, insomma, ci si trova a distanza di 30-40 anni a dover, non dico rifare tutto, ma quasi. Quindi il mio giudizio è sicuramente la bilancia pende verso un giudizio positivo rispetto al lavoro fatto. È chiaro che quelle due, diciamo, criticità ho voluto manifestarle perché ritengo che comunque ci siano ancora, e questo non è detto che ovviamente sia una responsabilità
totale del lavoro fatto da lei e dal suo assessorato è sicuramente un modo per dire che ancora del lavoro c'è da fare, comunque lei ha lasciato un'eredità che sicuramente è positiva anche per chi viene dopo e chi siederà in questi banchi potrà fare un lavoro tutti insieme.